Beh ragazzi, qui è benvenuti nel mio canale. Siamo qua su questo secondo appuntamento su Resident Evil. Siamo appena sopravvissuti. Ho messo un faro con una luce debolissima perché altrimenti non ci posso giocare. Sono le mezzanotte e 30. Quindi più di tanto neanche non posso fare casino. E stiamo proseguendo appunto ragazzi. Stiamo. Allora, voglio vedere un po' la mappa. Munizione pistola. E finalmente ci abbiamo, ragazzi, anche la pistola. Bella grossa. Ok. Ok, perfetto. E il gioco si fa, ragazzi, più inteso. Mamma mia, c'è. Giocare così a mezzanotte non so quanto è. Quanto faccio bene. Sì, quella porta va là. Questa porta! Munizione pistola. Ok, munizione pistola, perfetto. Quindi ci abbiamo. Ok, perfetto. Andiamo. Oddio! 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 Oh, oddio, via. Oddio. Mi hai sempre tenuto d'occhio, perché? Oddio. 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 No, dai, non ce la faccio a sti giochi qua. Basta, mia, basta. Mia. Oddio, ma non muore. Non muore. Non muore. No. No. Ricarica, stronzo! No, porca di... Ricarica, stronzo! È bello che siamo appena all'inizio, ragazzi. Siamo appena all'inizio. Allora, sta calmo, sta calmo, sta calmo. Oddio. No, è impazzita. E muori. Oddio. No, ragazzi, questo è troppo, è per me. Cioè, io sapevo cosa succede, ho già visto questa scena, ve lo giuro, io ammetto, però. Me la dovevo rifare, è una roba da matti, eh. Ma come si fa? Oddio. Benvenuto in famiglia! Oddio. Oddio. No, questa non me l'aspettavo, giuro. Ma che cazzo? Oddio, ci porta in casa. Sono
Aspetta, ma... Ah, ma là ci sono due case, ragazzi. Mi ha dato il benvenuto in famiglia. Welcome to the family, son. E adesso ci si diverte. Forza. Non morire proprio ora. Hai del lavoro da fare. Dove mi trovo? Che diavolo? Basta sonnecchiare, dormiglione. È l'ora della pappa. E voi chi siete? Dov'è Mia? Oddio. Mangia. È buono. Non distinguerebbe il cioccolato dalla merda. Ehi, Lucas! Cristo! Dannazione, meglio non di nuovo! Spostati, Margherita. Il ragazzo ha fame. Deve mangiare la sua cena. Su, giovanotto. Non mangia, Jack, non mangia! Chiudi la cazzo di bocca, Margherita! Sei stato per lui! E vattene via di qui! Sei un figlio di puttana! È incredibile, tu, figlio di puttana! Non mangia, non mangia! Questa doveva essere una cena da speciale. Avanti, mangia. Maledizione! È ancora quel poliziotto! Schifosi! Maiali! Ti tolterò presto per te! Oddio! È la vecchietta qui! Mamma mia! Che roba, guarda cosa mangiano! Devo andarmene da qui! C'è la vecchietta che è viva! Bravo, ce l'hai fatta. E vediamo cosa troviamo qui. Ma che schifo. E c'è la vecchietta che è viva. Mezza morta, ma va bene. I segreti dell'abisso. Si è scomparsi in esplorazione urbana, le autorità statali sono alla ricerca di informazioni per ritracciare tre uomini di New Orleans, scomparsi durante una visita alla community di Dunley il 9 di questo mese. Si è scomparsi Peter Walker, Andre, eccolo, e Clancy, sono noti per i loro video pubblicati su internet che mostrano l'esplorazione di edifici abbandonati in case segate. Si trovano a Dunley per effettuare riprese. Sì. Munizione a pistola, ottimo. Ci serviranno. Erba. E non so ancora a cosa ci serve. Nikos Hardware. Per un uomo centenne magro, gumbo. Cosa? Allora, casa principale. Oddio! Dai! Dimmi, no, non dirmi che vai qua.
Dai. Non ci ha sentiti, non ci ha visti. Chiave, bottola. Delle foto. No, c'è vicolo cieco qui. E qui cosa c'è? C'è un oggetto da usare. Dove sei? Mamma mia. Il suo viso trasmette un senso. Lucas. Quella coppia di sfidati di prima. No, no, oddio. Dannazione. Oddio. Dove ne trovo un altro? Così. Pesto, 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 pesto. Chiudi quella porta. Oddio. Apri. No. Casa sbagliata. Mamma mia, che schifo, ragazzi. Una gamba. Oh, figo, morale. Ma che cazzo? Mamma mia! Se corri! Marino è qui! Apri! Ma appaici. Vai. Ma saltaci. D'accordo, divertiti. Sotto vorrà dire che tornerò per te. Mamma mia. Un medikit non sarebbe male, no? Moneta antica. Moneta antica. Comunque questo gioco si basa anche tanto sugli oggetti, raccogliere, eccetera. Quindi non è un horror classico come Outlast, è molto di più. Oddio, mamma mia, mi sono... Ok. C'è il checkpoint. L'odore è tremendo. Mappa casa principale. Fluido chimico. Combina gli oggetti nell'inventario. Allora, combina. Ah, perfetto. Erba, richiede le ferite e accelera la rigenerazione cellulare, persino appassionante la salute. Life bloccata. Una telefonata. Hai fatto bene, Ethan? Zoe, giusto? Che cazzo sono? Queste persone. Non me lo sono neanche ricordato. Vattene via da quella casa. Vuoi uscire dal salone d'ingresso? Va bene. Oh, è quello che hai al borso, è un codex. Attento. E non perderlo.
Senti sti rumori. No, non apro. No, è il poliziotto, ragazzi. È un poliziotto, lo so. Devi aiutarmi. Stia fermo dov'è. Dunque, lei abita qui, signore? Cioè, voglio dire, è casa sua? Cosa? Io? No, no! D'accordo. Ci hanno segnalato alcune persone scomparse di recente. Mi ascolti. Mi faccia uscire di qui. Si calmi, la prego. Ehi, mi ha sentito? Ci sono dei pazzi in questa casa che vogliono uccidermi. Va bene, ma mi permetta di dirglielo. Neanche lei mi sembra che abbia tutte le rotelle al loro posto. Dice davvero? Allora, come ho detto, indaghiamo su persone scomparse. E non potrei escludere che un tipo sconosciuto come lei non c'entri nulla. Bene, cosa vuole sapere? Perfetto, iniziamo a ragionare. Ok, incontriamoci nel garage. Continueremo lì. Aspetti, mi serve la sua arma. Ah, ha davvero perso le rotelle per strada? Senta, agente. Vice sceriffo. Ok, va bene. Vice sceriffo, mi vuole condannare? O vuole salvare un innocente? Un coltellino del cazzo! Ecco, lo prenda. Non posso darle altro. Faccia presto, vada al garage. Adesso! Che me ne faccio di un coltello? Un coltello, va. Insomma. Un coltello proprio no, eh. Oh sì, è certo che ci va. Garage. Ottimo. Va, proprio utile. Ok, ma com'è già qua? Ci ho appena aperto e... Dobbiamo andarcene immediatamente. Prima mi spieghi. Non è quella la mia macchina. Solo nel cuore della notte. Io? Lei invece è il mio lavoro. Perché non mi racconta tutto, eh? Mi risponda. Non crederà alle mie parole. Provi. Ehi, ehi, si fermi. Aspetta, io ho preso tutto. Eccolo. No. Ma è un colpo poi. No, ma... Oddio. Diavolo. Io ucciderò tutti uno per uno. Lascia! Ok. È la mia macchina, ragazzi. Ma è la mia macchina. Eccola. Chi ha macchina? Non riesci a battere un vecchio? Vai. Oh, così mi piace. Dove è finita? Dove è finita? Dove è finita? Oddio, papà americano! No, Sì, ma non... Ma è la mia macchina, ragazzi! È la mia macchina! Facciamola finita, tu e io! No. Oh sì, adesso facciamo un bel giro. No, 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 no! Cazzo! Dio, sarò per un pelo.
E lui? No, è ancora vivo, ragazzi. Questi qua sono infettati. Fluido chimico. Sei morto, o no? Sei morto o no, bastardo? Maledetto. Questi qua sono ragazzi invincibili, per non dire altro. Allora, combiniamo. Ok. Sperando che non si svegli, Ok. Perfetto. Soluzione medica. Un povero nostro amico, ragazzi. Amico no, ma poliziotto, ecco. No, no. Tra poco ne vedrai di liberare. Cazzo! Ma come? Ma perché non muore sto qua? È morto adesso, no? E si è sparato da solo in testa. Anzi, in bocca. Vattene su. Qui. Mamma mia. Allora, qui ci abbiamo, ragazzi. Ci abbiamo il coso che ci serve. La statuetta bue per sbloccare la porta del salotto. Tanta roba. Ok, cartucce. Ok. Ma io posso aprire adesso? Però è bello che si apre solamente una. E questo è il bello, e questo è il bello, è di questo. Si apre solamente una. Ma chiudi adesso. No, non si può, vabbè. Tanto fa quel... si sveglia e un... ci si diverte. Allora. E siamo ancora soli e sappiamo poco, ragazzi. Ma non ci fermiamo qui. Non ci fermiamo qui e... non ci fermiamo qui per questo secondo episodio, ragazzi, di questo Resident Evil 7. È un gran gioco, ragazzi, ma proseguiamo prossimamente col prossimo video, ragazzi. E io non vedo l'ora, perché questo è un capolavoro fuori di testa, fuori di testa. Spolliciate, iscrivetevi, noi ci vediamo al prossimo video di Resident Evil. Bella, ragazzi, e buonanotte.